Ora eh, vorrei parlarvi della filosofia della scienza del, di Karl Raimund Popper, filosofo austriaco, contemporaneo degli empiristi logici del circolo di Vienna, di cui abbiamo già parlato, distinto da essi, e e un filosofo molto importante perché eh, si fa riferimento a lui quando si pensa all'epistemologia contemporanea. Ha introdotto, come adesso vedremo, un approccio alla scienza diverso. Da quello degli empiristi logici, che non cadono in una serie di limiti che abbiamo già esaminato, in cui incorrono questi autori, ed è un autore che a sua volta presenta, come vedremo, alcuni problemi. Ma è un autore di riferimento anche per tutti quelli che sono venuti dopo, i quali, pur criticando l'approccio di Popper, si devono misurare sistematicamente con lui. Quindi il fatto stesso che anche chi non è d'accordo con lui debba comunque confrontarsi con Popper dà l'idea dell'importanza di questo autore. Ma veniamo subito alla al merito. Abbiamo visto della questione, abbiamo visto che gli empiristi logici, ehm, cioè i membri del ciclo di Vienna, introducono un criterio fondamentale per cercare di discriminare ciò che è scientifico da ciò che non lo è, per, per consentirci di riconoscere le proposizioni che hanno carattere scientifico e quindi anche le teorie. Che hanno carattere scientifico in quanto sono costituite da proposizioni. Lo sguardo di questi autori all'aspetto logico proposizionale delle teorie è ehm... Importante perché? perché questi autori ormai non possono più dare per acquisito che la scienza sia fatta semplicemente di osservazioni, di eh, produzioni teoriche verificate dall'esperienza come pensavano i positivisti dell'Ottocento, perché abbiamo avuto la crisi della scienza, eh, delle teorie scientifiche, delle certezze scientifiche tra l'Otto e il Novecento dovute alla... Alla scoperta della relatività in Einstein e alle teorie legate alla cosiddetta meccanica quantistica e a tante altre scoperte rivoluzionarie, come quelle nell'ambito della matematica, di cui non abbiamo parlato, la crisi dei fondamenti e così via. Tutte queste nuove teorie, in ambito matematico e fisico, soprattutto. Che cosa hanno costretto a, a, a comprendere? Che la scienza non procede per accumulazione, ma per errori, cioè per prove ed errori e correzione di errori. Certe teorie che erano accreditate fino a un certo momento si sono rivelate inadeguate, insufficienti o addirittura errate in alcune loro implicazioni e si è dovuto correggere introducendone di più. Avanzate, come per esempio la meccanica quantistica rispetto alla meccanica classica o la teoria della relatività di Einstein rispetto alla teoria della gravitazione di Newton. Quindi abbiamo una. Eh, diciamo, una ricerca scientifica che genera eh, sicuramente nuove scoperte, nuove teorie, ma corregge anche precedenti ipotesi, mostrando che la scienza ha più carattere ipotetico che dimostrativo, no, non è verità, non è un rispecchiare la realtà, ma è semplicemente un pro, 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 proporre modelli interpretativi della realtà che però possono essere in alcuni punti eh, errati e devono essere corretti, quindi viene meno il presupposto. Del realismo scientifico eh, viene anche messa in discussione dalla meccanica quantistica l'oggettività eh, della scienza, come abbiamo accennato, e, e molti dei capisaldi del positivismo classico vengono meno. Non, come abbiamo visto, non è più eh, la filosofia a dover andare a scuola della scienza a dover adottare il metodo scientifico per diventare una filosofia scientifica e moderna, diversa dalla chiacchiera, eh, è piuttosto la scienza che deve tornare ad andare a scuola della filosofia per Chiede alla filosofia dei criteri di validazione della propria natura di scienza, cioè in base a che cosa? Posso dire che questa è scienza e questa no, il problema oggi è molto forte, perché sappiamo quante scienze e pseudoscienze si contendano eh, l'ambito del sapere, è scientifica, per esempio, la medicina omeopatica, è scientifica la psicoanalisi, si può discutere oggi in questo frangente a cui, ancora una volta vi richiamo di crisi. Epidemica globale, abbiamo, abbiamo visto anche tra esperti dell'ambito dell'infettivologia e della virologia una serie di pari anche discordi no? sull'andamento di questo terrificante virus, cioè dell'infezione dell dell'epidemia dell prodotta da questo virus. Quanto eh, si dovrà diffondere in, 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 in quando raggiungerà il picco? Come, quanto funziona o non funziona il cosiddetto tampone, cosa si dovrebbe fare per ottenere il massimo dei risultati. C'è discussione anche tra scienziati, il che, da un lato, ci mette un po' di, di ansia, di angoscia, perché non sappiamo, non abbiamo delle risposte certe, dall'altro lato ci fa capire che la scienza è ricerca, è discussione, non è qualcosa di dato una volta per tutte, di dimostrato e poi non se, ne, non se ne parla più. È qualcosa che, Implica anche la possibilità di commettere errori, errori che non sono dovuti al fatto che lo scienziato è un charlatano, non ha fatto una ricerca corretta, ma dalla natura stessa della scienza che può generare. Interpretazioni che sembrano convincenti, ma che poi si rivelano inadeguate alla luce, ad esempio, di nuove scoperte, o alla luce di una reinterpretazione di quello che già era stato scoperto, ma che viene letto in una luce diversa, come ha fatto per esempio Einstein eh, con eh, l'equazione di Maxwell, che erano già note, eh, ma che lui ha letto in una chiave tale da rivoluzionare poi la teoria della fisica del tempo. Quindi è la scienza da andare a scuola della filosofia. E gli empiristi logici, come abbiamo visto, propongono una serie di eh, soluzioni a questo problema. Non potendo dare per acquisito, per certo, ciò che lo scienziato stesso dice, eh, si mettono ad analizzare sotto il profilo logico la tenuta logica della sua dottrina, della sua teoria, cioè cercano di comprendere se la teoria è coerente, e questo è un valore fondamentale dal punto di vista logico, e, e, è costituita di proposizioni che o sono direttamente verificabili empiricamente o sono derivabili logicamente da proposizioni verificabili e quindi il principio che avevamo studiato, introdotto da Schick, che in qualche modo dà il senso di questa impresa è il significato di una proposizione è il metodo della sua verifica. Quindi, hanno significato solo le proposizioni che possono essere verificate. Questo è l'approccio degli empiristi logici. Eh, vi ricordate che già qui abbiamo alcuni problemi, ad esempio, proposizioni come io ti amo, non è giusto fare una certa cosa, dio esiste e via discorrendo non sono non appaiono direttamente verificabili, per cui non avrebbero significato. In effetti, se qualcuno mi chiedesse: Ma tu che dici che eh, mi ami, come puoi dimostrare che questo sia vero? O meglio ancora, che cosa significa quello che stai dicendo? Fammi vedere quello che intendi dire. E io non posso far vedere proprio niente. Oppure tu che pensi che Dio esista, cosa intendi esattamente? Fammi vedere, mostrami quello che intendi come Dio. Io posso fare un bel discorso, un po' fumoso, ma di fatto non posso mostrare esattamente quello che io intendo. E, e così nel caso di proposizioni di carattere etico, normativo, valutativo, come non è giusto fare una certa cosa. Posso mostrare cosa intendo per fare una certa cosa, ma non posso mostrare cosa intendo per è giusto o non è giusto farla. Quindi abbiamo un problema di significatività di proposizioni non verificabili empiricamente. Tuttavia, nel linguaggio comune, noi usiamo correntemente proposizioni di questo genere, per cui. Un autore come il secondo Wittgenstein e anche alcuni empiristi logici a un certo punto hanno accettato l'idea che anche proposizioni che non sono verificabili empiricamente possano avere un significato nell'uso corrente, per l'uso che esse hanno, per cui si crede di comprenderle anche se non si può esibire all'altro ciò che si intende, per esempio se io dico sono molto triste e voi comprendete quello che dico perché naturalmente avete anche voi esperienza di qualche momento in cui siete stati tristi, nessuno è in grado di garantire quello che io intendo per triste è quello che intendete anche voi eppure noi abbiamo l'impressione di intenderci e questo è un fatto, diciamo è un dato sociale, un dato che si può acquisire, rimane la Questione: se il criterio di Schlick è almeno adeguato per quanto riguarda eh, la discriminazione delle proposizioni di carattere scientifico. Cioè le proposizioni che vogliono pretendere avere un significato scientifico sono quelle che io sono in grado di verificare empiricamente, quelle e solo quelle, abbiamo visto una serie di problemi. Il più, più importante è il seguente: le proposizioni universali come per esempio la legge di Newton, non sono direttamente verificabili. Posso verificare che la legge di Newton sia vera per il rapporto tra la Terra e la Luna, è vera per il rapporto tra la Terra e il Sole, in molti altri casi che posso anche se, eventualmente verificare sperimentalmente eh, in laboratorio, in alcuni casi non per la Terra e la Luna, ma per oggetti magari di... In massa minore, ma non sono in grado di verificarla universalmente per tutte le particelle dell'universo. In questi casi, quindi, la legge universale non sembrerebbe direttamente verificabile. Anche altri oggetti, come per esempio gli atomi, le molecole, i campi magnetici e simili, che io postulo, che io, di cui, su cui formulo ipotesi a livello scientifico, non sono direttamente osservabili, ne osservo eventualmente gli effetti, ma il campo magnetico in quanto tale non è visibile. Quindi sia le proposizioni universali sia una serie di oggetti che io ipotizzo come gli atomi, i quark, le molecole, certi campi eh, diciamo, di energia, eh, sono oggetti che, di cui ho bisogno nella scienza, no? le leggi universali e questi oggetti invisibili, ma eh, che non sono in grado direttamente di eh, osservare. Ma gli empiristi logici cercano, per esempio, attraverso l'approccio di Hempel, che viene dal circolo di Berlino, di trovare qualche soluzione. No? Vi ricordate? Non dicono, allora dicono: Beh, allora non solo ciò che io posso verificare direttamente è a valore scientifico, ma anche posso considerare scientifiche proposizioni di carattere universale che io posso verificare indirettamente in quanto io le ricavo per induzione da una serie di occorrenze empiriche che io verifico. Cioè se io verifico che la legge di Newton è valida per una serie di oggetti... Di un certo, un certo numero, di un certo numero di casi o di occorrenze, posso inferire da questi casi particolari a un certo punto la legge universale. Se vale per una serie di cose, varrà per tutte. Questo passaggio dal particolare all'universale tradizionalmente si chiama induzione, procedimento induttivo dal particolare all'universale. Questo procedimento non è certo al 100%, se ne è accorto già Aristotele, perché posso sempre avere l'eccezione, ma si riteneva che quante più eh, quante più occorrenze io trovo che confermano una certa teoria, perché poi le proporzioni universali non fanno altro che uspire tutta assieme una teoria, quante più conferme io trovo, tanto più la teoria. Verosimilmente sarà valida fino a prova contraria, come diceva lo stesso Newton. In effetti abbiamo... ci sono una serie di paradossi eh, che fanno capire che l'induzione, cioè il fatto che io abbia tanti casi che sembrano confermare una certa ipotesi, non, non mi, dà molte, mi dà molta fiducia, cioè non è detto assolutamente che quell'ipotesi sia vera. Considerate che a, a monte di tutto c'è anche il problema della sottodeterminazione. Se anche io avessi una macchina, un congegno che mi consentisse di verificare. Che per tutte le particelle dell'universo è valida la teoria di Newton, cioè, per essere più precisi, che la teoria di Newton, la legge di gravitazione universale di Newton, è compatibile con tutto ciò che si riferisce alle tutte le particelle adottate di massa dell'universo, con questo non potrei essere certo che la legge di Newton sia vera. Perché? Perché eh, Potrebbe esserci un'altra teoria, come per esempio la teoria di Einstein, che a sua volta è compatibile con questo tipo di evidenze. Cioè, una stessa evidenza, come la famosa caduta dei gravi, è compatibile con almeno tre teorie. La teoria di Aristotele, che dice che ogni corpo solido tende al suo luogo naturale. La teoria di Newton, che parla esplicitamente, introduce il concetto di forza di gravità, anche se poi non è in grado di darne la causa. E con la teoria di Einstein, che non parla di una forza che agisca direttamente fra masse, ma di una. Uh, diciamo condizione che fa sì che una massa determini la curvatura dello spazio-tempo che, che la circonda. Quindi abbiamo tre diversi modelli esplicativi dello stesso identico fenomeno. Quindi, anche se questi modelli sono, fossero compatibili con tutti i fenomeni che noi possiamo osservare, eh, non saremmo in grado di decidere quale di queste teorie è quella corretta. Quindi abbiamo il proble questo problema che si chiama problema della sottodeterminazione: cioè per quanti fenomeni io posso osservare, anche se in ipotesi se li potessi osservare tutti, quelli di un certo tipo, che riguardano un certo tipo di teoria, non sarei in grado di determinare quale teoria, tra più teorie rivali, è quella corretta. Quindi i, i fenomeni sottodeterminano la teoria, non sono sufficienti a determinare quale teoria è quella giusta. Questa è la situazione in cui ci troviamo, per cui l'epirismo logico in qualche modo presenta una serie di falle. A questo punto introduciamo appunto la teoria di Popper, che è proprio stata elaborata per risolvere questi problemi. E Popper, diciamo così. È estremamente critico nei confronti dei procedimenti induttivi. Secondo lui la scienza non procede per induzione, ma al contrario in maniera ipotetico-deduttiva, cioè detta in poche parole, non viene prima l'osservazione, dopo una serie di osservazioni simili, come pensavano gli empiristi anche nel 700, nel 600, Jung, Locke, una serie di osservazioni simili si ricava la. Ciò che accomuna queste osservazioni è quindi la legge generale, non si parte cioè dal particolare, si accumulano esperienze, osservazioni e si ricava la legge generale. Ma si procede in modo contrario. Si intuisce, si formula un'ipotesi relativa a una legge universale e poi si va a controllare che questa, come diceva Platone, salvi i fenomeni. Se cioè, ci pensate, la teoria eliocentrica è stata introdotta in questo modo: si è formulata un'ipotesi matematica completamente astratta, cioè che sia la Terra a girare intorno al Sole non il contrario, e poi si è andato a vedere che le cose erano compatibili con questa teoria. Se io fossi partito dall'esperienza, se Galileo, Copernico e altri fossero partiti dall'esperienza, constatando che la terra immobile e che il sole sembra eh, girare intorno alla terra, non sarei mai giunto all'ipotesi eliocentrica. Sono partito da una mia congettura di carattere matematico completamente astratta, non mh, compatibile con i fenomeni osservabili e poi sono andato a vedere se questa congettura legata alle, alla sua eleganza matematica o a una visione metafisica di carattere, per esempio neoplatonico, che vedeva nel sole il simbolo del bene, a partire da questa congettura poi non, non fosse che i fenomeni ad essa corrispondessero. Quindi, dice Popper, è molto importante l'ipotesi che io formulo a livello puramente teorico e solo in seconda battuta il controllo sperimentale di questa ipotesi. Quindi una visione un po' diciamo platonica, potremmo dire razionalista. Ma, altro aspetto interessante, anche la stessa cosiddetta verifica, il controllo empirico dell'ipotesi, eh, non, non deve avere per obiettivo la verificazione dell'ipotesi, ma ecco la grande novità introdotta da Popper, il tentativo di falsificare la mia ipotesi. Cioè, il procedimento scientifico è un procedimento eh, che ha di mira non la verificazione, ma la falsificazione dell'ipotesi. E voi direte, ma che senso ha? Cioè, io faccio un'ipotesi per falsificarla. No, proprio è più sottile. Dice, le nostre ipotesi devono essere costruite in un modo tale da poter essere messe alla prova, cioè bisogna costruire delle teorie che si prestino alla falsificazione, che possono in qualche modo essere falsificate. E naturalmente queste teorie poi eh, vengono selezionate sulla base del fatto che poi non siano falsificate, cioè le teorie che riescono a reggere questo, questo, questa, questa prova, cioè che superano la prova consistente nel cercare di falsificarle, sono quelle che io accetto e valuto come teorie buone, scientificamente valide. Per cui lo sforzo dovrebbe essere quello di tentare di falsificare le teorie e non riuscirvi. Le teorie che superano la prova hanno carattere scientifico. Come mai questo strano criterio, cioè cercare di falsificare una teoria invece che verificarla? Bene, direi che questo criterio ha due eh, vantaggi fondamentali. Il primo è legato al fatto che il criterio di verificazione è molto debole per i motivi che abbiamo già visto e per altri che Popper, a cui Popper allude. Prendiamo ad esempio, facciamo esempi che lo stesso Popper fa. Consideriamo la teoria di Freud. La teoria di Freud è basata su un modello esplicativo della psiche, è basato su io, essere superio, eh, l'inconscio, il rimosso, Dice Popper. Eh, questa teoria è verificabile o no? Sì, è verificabilissima. Se qualcuno va in analisi e comincia a dialogare con l'analista raccontando i propri sogni, cadendo in gli app su stick e quant'altro, l'analista. Ascolta ciò che il proprio paziente gli racconta, lo spiega, cioè lo spiega a se stesso, se necessario lo spiega anche al proprio interlocutore. C'è cioè un modello che spiega tutto quello che eh, accade in analisi. Se il paziente, eh, di fronte a una spiegazione dell'analista, per esempio, se l'analista gli dice: Tu inconsciamente desideri compiere incesto con tua madre, il paziente può avere due tipi di reazione, può dire, ah, lei ha capito tutto, cioè mi sento veramente compreso, si mette a piangere e magari porta a coscienza un contenuto rimosso, quindi riconosce che l'interpretazione dell'analista è corretta e quindi la visione dell'analista risulta verificata, ma se il paziente oppone resistenza, comincia a negare che quello che racconta l'analista sia vero, anche in questo caso, dice Freud, la teoria in qualche modo è salva. Perché? Perché, dice Freud, si tratterebbe di una resistenza dovuta al fatto che l'analista ha messo il dito sulla piaga. Cioè, sostanza, qualunque cosa dica e faccia il paziente in analisi conferma la teoria di Freud. Perché Freud ha una teoria talmente ben costruita che qualunque cosa accada viene salvata e interpretata dalla teoria. Apparentemente è una teoria potentissima, fortissima e anche interessante, ma non è così. Perché è una teoria di carattere sì, molto simile a quelle, a quelle di carattere religioso. Qualunque cosa accada, nella mia concezione religiosa, è spiegato. Pensate a una visione come quella cristiana: se c'è una vicenda drammatica che ci riguarda, si può interpretare dicendo che Dio ci ha voluto mettere alla prova, oppure qualcosa che è imperscrutabile, sta dei disegni divini. Un giorno si comprenderà, oppure si può interpretare in altri modi, ma sempre riconducendo il mio paradigma religioso. Se a un certo punto io mi salvo in una situazione molto incresciosa, ringrazierò Dio per essere stato salvato. cioè tutto quello che accade, viene interpretato alla luce della mia prospettiva religiosa. Per cui non è possibile che accada qualcosa che falsifichi la mia concezione religiosa. Qualunque cosa accada, io la riconduco alla mia visione religiosa. Quindi in un certo senso verifica la mia concezione religiosa. Attenzione, Popper non dice che questa concezione religiosa, come sostenevano per esempio Nietzsche, Freud e anche Marx, è una grande illusione. Potrebbe anche essere effettivamente una visione vera, ma non ha carattere scientifico. Perché? Perché non c'è niente che accada che possa falsificarla. Quindi il fatto che tutto ciò che accade verifichi la mia visione non è sufficiente a dimostrare che sia vera. Potrebbe esserlo, ma anche no. Perché la teoria, la visione, ha carattere scientifico, dovrebbe esserci qualcosa che possa accadere in grado di falsificarla. Allora potrebbe avere valore scientifico. Un'altra teoria presa di mira da Popper è quella di Karl Marx. Il marxismo è una teoria che si propone come scientifica, interpreta tutta una serie di fenomeni storici ed economici in una chiave. Razionale, è una teoria razionale che dà spiegazioni dei fenomeni come le crisi sovrapproduzione, l'accumulazione originaria del capitale, dà una serie di spiegazioni di fenomeni concreti, e ma è fatta in modo tale che qualunque cosa accada il marxista dà una spiegazione, per esempio, se il capitalismo crolla. Si dice, è come aveva previsto Marx in base a questo, questo e quest'altro. Se il capitalismo non crolla, si dice, certo, perché i capitalisti hanno adottato questo tipo di strategia, impedendo le crisi di sovrapproduzione, distribuendo ricchezza al proletariato e quindi evitando il collasso del sistema, e ciò è spiegato sempre dalla teoria. Cioè, qualsiasi cosa possa accadere, il marxista lo spiega. Aggiungo io, non può, perché anche gli economisti non marxisti riescono in questo. Tutto ciò che accade viene spiegato molto bene dopo che è accaduto, per esempio, la crisi del 29, ma è difficile. Nessuno di questi è stato in grado di eh, in, prevedere. Quindi, chi riesce a spiegare tutto e tutto ciò che accade lo vede come una verifica di quello che lui stesso ha detto, ehm, produce un, un discorso che si, potrebbe essere anche vero, ma non è necessariamente. Scientifica, anzi, non lo è affatto. Un esempio ancora più chiaro è l'astrologia. Se voi leggete il vostro oroscopo, sicuramente trovate che vi accadono più o meno le cose che l'oroscopo aveva previsto. È scritto in modo abbastanza generico: voi incontrerete una persona importante, vi andrà male nello studio, vi andrà bene nel lavoro e qualche, più o meno queste cose in qualche giorno succedono. Per cui sembra che ciò che accade verifichi l'oroscopo, ma in effetti, diciamo, questo è anche così. Ma non dimostra che l'oroscopo abbia carattere scientifico. Come dovrebbe essere scritto l'oroscopo, eh, o una teoria come quella, una teoria economica perché abbia valore scientifico, dovrebbe essere scritto in modo tale che la teoria stessa vi dice: guarda, se non accadesse questa cosa, la, io sarei falsificata. Cioè, sono costruito in modo tale che esistano delle, pos, delle mh, potenziali, occorre, possibili circostanze che mi falsificano. Esempio che popera in mente molto chiaro la teoria di Einstein. Einstein ha costruito una teoria estremamente complessa, basata sul principio della costanza della velocità della luce, e che si presta però a delle falsificazioni. Perché se la sua teoria è vera... Allora, automaticamente bisogna diciamo, supporre che i fotoni che non hanno massa, in presenza di una massa come quella di una stella, vengano curvati, cosa che per esempio la teoria di Newton esclude. E quindi, dice Poppe, una teoria che già ci dice che cosa dovrebbe accadere per, affinché essa possa essere confutata, cioè falsificata, è una teoria scientifica. Einstein ha mm, elaborato una teoria che era facilissima da confutare. Bastava che i fotoni non si comportassero come che lui aveva previsto. Bastava che i orologi atomici. Collocati ad, ad, ad altitudini diverse battessero il tempo in modo uguale, non diverso come invece lui aveva previsto, cioè tutta una serie di eventi molto strani come che orologi battano il tempo in modo diverso se collocati ad altitudini diverse o che dei fotoni privi di massa vengono curvati da, da delle masse, tutto ciò che appare assolutamente inverosimile alla luce delle teorie precedenti. Einstein aveva previsto questo. E si era esposto quindi ad una falsificazione perché aveva eh, come dire, lasciato intendere che potevano accadere delle cose che era facilissimo verificare che non eh, accadevano. Quindi vedete come una teoria scientifica è una teoria che ha delle degli addentellati, delle implicazioni, si dice implicazioni empiriche, eh, che derivano dalla teoria, tali che se queste non si verificano la teoria è falsificata. Se la teoria è molto generica e confusa e non dice niente di preciso, è facilissimo da verificare, ma non si può falsificare, quindi non ha carattere scientifico. Facciamo un esempio ancora più chiaro. Supponiamo che io vi dica: ho una teoria nuova e geniale. Prima o poi da qualche parte ci sarà un terremoto. È vero, no? E quindi la mia è una teoria scientifica si può anche verificare quello che ho detto. Prima o poi da qualche parte effettivamente ci sarà un terremoto, ma questo non ha valore scientifico, perché che cosa dovrebbe succedere? Perché la mia teoria sia falsificata praticamente che mai più in nessun luogo del mondo ci siano terremoti, ma è una cosa talmente inverosimile per cui la mia teoria è sostanzialmente sempre vera, sempre verificata, ma non ha valore scientifico. Adesso supponiamo che io abbia trovato un metodo per prevedere esattamente dove si verificheranno i prossimi terremoti e con quale intensità si verificheranno e io con diciamo ehm, co come dire, consegno ad di un notaio questa eh, previsione è in busta chiusa, in modo che poi non posso più modificarla, e poi si può mh, controllare successivamente che io ho previsto esattamente tutti i remoti che si sarebbero verificati dopo la mia previsione. E voi mi guarda, guardate con una certa attenzione. Questo signore ha elaborato una teoria che non si sa bene quale sia, ma evidentemente è stato in grado di. Prevedere tutti i terremoti successivi. Ma che cos'è che fa la differenza? Anche l'altra teoria, quella che dice che prima o poi ci sarebbero stati terremoti, è verificata. Ma la teoria più precisa, che cosa ha di diverso da quella più generica? La teoria più precisa ha di diverso che bastava che un terremoto non si verificasse in quel posto, ma in un altro, o si verificasse in quel posto con diversa intensità e la teoria sarebbe stata falsificata. Quindi si è prestata ad un controllo molto più rigoroso. Una teoria generica non si presta a controlli eh, più rigorosi, è sempre verificata, ma non si riesce a falsificare. Vedete dunque come il criterio eh, fondamentale. Qualificare una teoria scientifica è la sua esposizione a potenziali falsificazioni, mentre la sua verificabilità non è abbastanza potente. Eh, questo è il primo motivo per cui l'approccio falsificazionista di Popper è vincente, perché eh, consente di trattare, le teori, diciamo, discriminare le teorie rischiose, che si prestano a essere falsificate, da quelle generiche, che si prestano solo a essere verificate e lo sono anche, ma questo non garantisce della loro scientificità. Spero sia abbastanza chiaro. Un'altra ragione per cui Pop è molto eh, diciamo, l'approccio di Pop è migliore di quello verificazionista è il cosiddetto modus tollens che mh, io vi posso, diciamo così, mh, eh, rappresentare attraverso una tabella, una tavola logica. Eh, consideriamo, mh, diciamo quanto segue. Eh, io posso avere un rapporto tra due proposizioni li chiamiamo H dal, scusate, dal latino dal al greco insomma al latino hypothesis le teorie scientifiche e chiamiamo E l'evidenza empirica che le eh, diciamo così conferma o smentisce e creiamo la tabella dei valori di verità di H ed E io posso avere una teoria H eh, diciamo vera Vera, una teoria H vera e, e un'evidenza, eh, cioè, per esempio la teoria, non so, um, relativa all'accelerazione di gravità a livello del mare, e una verifica empirica che mi conferma questa teoria. Però abbiamo visto che c'è anche il caso della sottodeterminazione, potrebbe avere anche una teoria falsa che ha una conseguenza vera. Per esempio, la teoria di Aristotele cosa diceva? Diceva che eh, i corpi cadono. Perché sono dotati di sono pesanti e desiderano il loro luogo naturale. Questa teoria è falsa perché non è, non è, non è vero che i corpi cadono per quel motivo lì. Però la sua conseguenza empirica sembrerebbe verificarsi. Quindi abbiamo una teoria falsa che ha una conseguenza vera. Posso poi avere una teoria falsa che ha conseguenze false. E infine, posso avere una teoria vera che ha conseguenze false. Ma in realtà non è così. Cioè, non può esserci nessuna teoria vera che ha conseguenze false. Quindi, eh, in che cosa è diverso, ve lo faccio vedere meglio questo, questo schema, no? In che cosa è diverso? Ecco, vedete, allora, prima abbiamo una teoria vera che ha conseguenze vere, una teoria falsa che ha conseguenze vere, queste due sono possibilità reali, posso avere una teoria falsa che ha conseguenze false, non posso mai avere però una teoria vera che ha conseguenze false. Vedete, l'ultima è una possibilità che non è ammessa. Se ci fosse questa eh, relazione, eh, allora l'implicazione tra H e, e sarebbe falsa, perché non, ci sare non è possibile che una teoria vera abbia conseguenze false. No? Immaginate, non so, se la teoria di eh, Newton fosse vera allora bisognerebbe che i fotoni non vengano curvati dalle masse, perché i fotoni sono privi di massa e, essendo privi di massa, non potrebbero essere curvati dalle masse in base alla legge di Newton. Invece, i fotoni sono curvati dalla presenza di masse. Qui la teoria di Newton non può essere vera dal momento che la sua conseguenza prevista, cioè che i fotoni non siano curvati, non si verifica. E, e la teoria di Newton è falsificata. Cosa vuol dire questo modello, questo modus tollens? Il modus tollens è questa situazione logica qui rappresentata, e cioè, quale? La, la condizione logica è, una teoria può essere alternativamente, vedete, sia vera sia falsa, sia vera sia falsa, e avere conseguenze vere. Quindi è indifferente che una teoria sia vera o falsa, può essere comunque verificata. Ma una teoria... Vera non può mai essere falsificata. Quindi, ecco la conclusione a cui giunge Poppe: le teorie scientifiche. Il fatto che siano eh, verificate non ci dice assolutamente niente, se siano vere o false, come ah, teorie. Perché loro... una conseguenza vera è compatibile con teorie, sia vere che false. Cioè, un comportamento vero, come la caduta dei gravi, è compatibile con teorie false, come quella di Aristotele, e vere, come quella di Einstein. Invece, un comportamento, eh, un, un, diciamo, una conseguenza falsa, cioè. I fotoni che vanno dritti quando invece di fatto vengono curvati, falsifica la teoria di Newton. Perciò, detta ancora più chiaramente, infinite eh, verifiche non sono in grado di dimostrare che una teoria è vera. Basta una sola falsificazione per dimostrare che una teoria è falsa. Quindi l'approccio che mira la falsificazione è molto più efficace dell'approccio che mira la verificazione, perché la verificazione costringe a osservazioni infinite e comunque mai sufficienti, perché abbiamo visto i limiti anche dell'induzione. Invece l'approccio falsificativo è un approccio molto più diretto perché basta cercare, saggiare una teoria cercando dei punti deboli e farla cadere perché la teoria si riveli falsa. Per cui mentre è impossibile dimostrare che una teoria è vera, è molto facile dimostrare che una teoria è falsa. Quindi Popper cosa pensa? Abbiamo di solito più teorie in competizione. Eh, non abbiamo un'unica teoria, per esempio quella di Newton e quella di Einstein. La meccanica classica, la meccanica quantistica. Abbiamo diverse teorie in competizione. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo cercare degli esperimenti cruciali, espressione che risale a Bacone. Per eh, far cadere una di queste teorie in competizione in modo che si salvi l'altra. Avviene cioè tra teorie la medesima selezione naturale che avviene tra specie viventi. Eh, eh, L'obiettivo è quello di far cadere la teoria falsa, non di dimostrare la teoria vera. Se abbiamo due teorie in competizione è sufficiente far cadere quella falsa. Quella che fino adesso ha retto tutti i tentativi di falsificazione a differenza dell'altra è quella che. Si salva, non è vero in assoluto, eh? dice Popper, è verosimile. Perché? Perché fino adesso non siamo riusciti a falsificarla, mentre quelle altre precedenti, che pure sembravano compatibili con alcuni fenomeni, in alcuni altri casi sono state falsificate per cui devono essere abbandonate. Basta un solo caso di falsificazione, dice Popper, e la teoria deve essere abbandonata dal punto di vista logico. Mentre infinite verifiche non sono in grado di verificarla. Ecco quindi che utilizzando questo criterio di Popper confrontando teorie rivali si capisce ancora meglio la sua utilità questo si capisce ancora meglio con uno schema allora, eh, vi dicevo questo si capisce ancora meglio se adottiamo uno schema dice Popper dobbiamo immaginare che le teorie siano come, de, come, come degli iceberg gli iceberg, no? sono delle montagne di ghiaccio vediamo se riesco a farvele vedere delle montagne di ghiaccio eh, che hanno la gran parte immersa la parte immersa della montagna è la parte teorica H, la quale ha delle conseguenze empiriche. Per esempio, la teoria di Einstein è in gran parte tutta teoria, è costruita con proposizioni universali non direttamente verificabili e anche introduce oggetti come per esempio i campi gravitazionali, le onde gravitazionali, che in quanto tali non sono direttamente osservabili. Sono osservabili solo nelle loro conseguenze, nei loro effetti. Qui la teoria contiene un 90% diciamo, di proposizioni che si riferiscono o, a, proposizioni, a, diciamo, o a, oggetti a concetti universali o a oggetti invisibili. Questa teoria, qui H, per esempio quella di Einstein, ha comunque delle conseguenze empiriche. Ad esempio, i fotoni in presenza di masse vengono, la traiettoria di questi fotoni viene curvata. La teoria di Newton, che potremmo chiamare H con 2. A sua volta è una teoria che ha una gran parte eh, nascosta, la stessa legge di Newton non è direttamente, abbiamo visto, verificabile, ma ha delle conseguenze empiriche verificabili, per esempio la relazione tra la Terra e la Luna o tra la, la Terra e il Sole. Il comportamento, la traiettoria l'orbita della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole si spiegano alla luce della teoria di Newton, cioè La teoria di Newton è in se stessa non verificabile, ma alcune sue occorrenze, conseguenze empiriche, come il comportamento orbitale della Terra e della Luna, sono compatibili con la teoria. Quindi, sono, eh, diciamo, verificano la teoria, e questo vale anche per la teoria di Einstein. Ci sono una serie di comportamenti comuni alle due teorie... Per esempio, l'orbita della Terra intorno al Sole, che sono previsti sia dalla teoria di Einstein, sia dalla teoria di Newton. Quindi è inutile che io mi ostini a verificare entrambe le teorie in, in, per quelle occorrenze che sono comuni alle previsioni delle due teorie. Cioè, se entrambe le teorie prevedono la stessa cosa, il fatto che questa cosa si verifichi non mi dice quale due teorie è quella giusta. Io devo andare a testare i casi nei quali due teorie divergono, cioè secondo Einstein i fotoni dovrebbero essere curvati in presenza di masse gravitazionali, secondo Newton invece, essendo il fotone privo di massa, dovrebbe procedere con traiettoria rettilinea. Quindi abbiamo delle situazioni limite in cui le due teorie eh, ammettono previsioni divergenti. Allora io devo fare un esperimento cruciale che riguardi queste situazioni limite. Fatto questo esperimento, molti anni dopo, storicamente, che Einstein, eh, eh, aveva elaborato la sua teoria, che cosa si verificò? Che la eh, previsione di Newton era falsa mentre era vera la eh, previsione di Einstein. Abbiamo quindi una teoria, quella di Newton, che presenta molte conseguenze empiriche vere. Come diciamo, che si sovrappongono eh, a quelle previste da Einstein, ma abbiamo o almeno una o più, ma basta una conseguenza empirica falsa perché l'intera teoria venga falsificata. Perché, in base al modo Stollen, se H implica e e E è come in questo caso falso, allora anche H. Necessariamente deve essere falso se l'implicazione è vera, giusto? Perché non è possibile che, data un'implicazione H implica E, E sia falso e H sia vero. Quindi, per il modus tollens, la teoria di Newton deve essere abbandonata. Nel caso di Einstein, abbiamo invece una teoria H che ha un'implicazione E vera. Una teoria H che ha un'implicazione vera può essere, può essere vera, potrebbe essere anche falsa. Abbiamo visto che verificare non basta. Però qui abbiamo una teoria che può esserci vera che falsa. Qui abbiamo una teoria sicuramente falsa. Quindi, se io devo scegliere tra la teoria di Einstein e quella di Newton, scelgo quella di Einstein, che non è necessariamente vera. Potrebbe esserci un domani una scoperta, per esempio, che certe particelle vanno più veloci della luce, che va a confuttare la teoria di Einstein. Ma finché non abbiamo eh, diciamo, osservazioni di questo genere, abbiamo una teoria che ha conseguenze. Vere e che noi dobbiamo immaginare che possa essere vera. Non, siamo, non ne siamo certi, ma ce la possiamo tenere. Invece, in questo caso abbiamo una teoria che ha eh, conseguenze false, siamo certi al 100% che sia falsa. Qui dice Popper: quando abbiamo due teorie in competizione, non possiamo controllare direttamente l'ipotesi, diciamo, teorica che non è direttamente osservabile, costituita di oggetti invisibili e di proposizioni universali non direttamente osservabili. Ma questi oggetti invisibili, queste proposizioni universali. Che costituiscono la parte immersa dell'iceberg, hanno comunque delle implicazioni osservabili, delle conseguenze empiriche, degli effetti. Questi effetti, se osservati, eh, possono falsificare o verificare una teoria che la verifichino ancora non mi assicura che sia vera, ma se la falsificano mi assicura che la teoria sia falsa quindi ho più teorie in competizione e mi tengo quelle che sono finora verificate, mentre devo abbandonare quelle che sono falsificate ad esempio recentemente, dopo circa 100 anni della loro, eh, diciamo eh, postulazione, eh, sono state identificate non le onde gravitazionali, ma degli effetti su degli strumenti che si possono interpretare come effetti delle onde gravitazionali quindi l'ipotesi di Einstein che è Esistano onde gravitazionali è stata indirettamente verificata. Ma e quello che rende questa, questa scoperta interessante non è che si è verificata la teoria di Einstein, ma semplicemente che ancora una volta si è, di, si è tentato di falsificarla e si è fallito. E mentre eh, teorie che non prevedevano le onde gravitazionali sono sicuramente false, come quella di Newton. Quindi conclusione. Secondo Popper non possiamo cercare di verificare teorie, ma piuttosto tentare di falsificarle. Tra più teorie in competizione si salvano quelle che finora non siamo riusciti a falsificare. L'approccio falsificazionista è più forte di quello verificazionista, non richiede una quantità mostruosa di esperimenti, ma pochi e semplici esperimenti cruciali in grado di discriminare tra teorie rivali. E per il modus tollens basta una sola falsificazione perché una teoria debba essere abbandonata, mentre non, non sarebbero sufficienti infinite verifiche anche per il motivo della sottodeterminazione, perché una teoria possa essere dimostrata vera. Perciò abbiamo teorie verosimili, che sono quelle che finora hanno retto i tentativi di essere falsificate, un domani potrebbero esserlo, quindi per, non sono vere, ma sono solo verosimili, e teorie invece sicuramente false che dobbiamo abbandonare. Questo approccio scavalca le problematiche dell'induzione dobbiamo fare induzione da casi particolari, ma solo testare ipotesi sulla base di occorrenze che siano costruite nel tentativo di falsificare le teorie e falliscono questo tentativo, e quindi è sufficiente una buona teoria costruita in modo coerente dal punto di vista logico-matematico e delle, dei test no, a cui questa teoria sia sottoposta, sui punti che appaiono più deboli delle teorie, una volta che questi test vengono fatti, la teoria supera in questi test la teoria viene riconosciuta come valida fino a prova contraria. Le teorie che non riescono a superare questi test devono essere abbandonate. È molto più semplice di cercare infinite verifiche di una teoria. Quindi, in conclusione, rispetto all'approccio dei positivisti logici, Popper innova sotto due punti di vista. Il, la, il metodo non è più verificazionista, ma falsificazionista. Non si cerca di verificare la teoria, ma si cerca di falsificarla sperando che regga il tentativo. Secondo a differenza, che non è solo di Popper, l'approccio verificazionista, era un, diciamo il criterio di verificazione, era un criterio di demarcazione tra proposizioni dotate di significato e proposizioni prive di significato, invece secondo Popper il criterio falsificazionista non demarca proposizioni che abbiano significato da proposizioni che non hanno significato, ma demarca proposizioni che hanno valore scientifico da proposizioni che non le hanno. Le teorie religiose, Filosofiche o affini, pseudoscientifiche, come secondo Popper il marxismo e la psicoanalisi, sono teorie che hanno un grande significato, si comprendono perfettamente, ma non hanno valore scientifico. Per cui il criterio di Popper non discrimina tra ciò che ha significato e ciò che non lo ha, ma tra, ciò, ma tra ciò che è scientifico e ciò che non lo è. Attenzione: ultima osservazione: molte teorie. Precedentemente puramente filosofiche, come l'atomismo greco ad esempio, eh, si sono, poi, sono poi diventate scientifiche perché gli atomi che erano nella mente di Epicuro e, di, e Democrito semplicemente delle ipotesi non verificabili, neanche falsificabili, che, con cui loro interpretavano i fenomeni con ulteriori avanzamenti della ricerca scientifica, sono diventate ipotesi controllabili nelle loro conseguenze empiriche. Io mi costruisco un atomo come quello di Rutherford o come quello di Bohr e poi vado a vedere se le cose collimano con questa mia costruzione. Quindi non è più un atomo eh, puramente filosofico concepito dalla mente di un filosofo, è qualcosa che io ho delineato in modo abbastanza dettagliato da poter controllare se questo modello atomico ha conseguenze empiriche compatibili col modello medesimo. Se le conseguenze empiriche sono compatibili, allora il modello viene salvato provvisoriamente e viene mantenuto come verosimile. Se le conseguenze non sono quelle che avevo pensato, come nel caso del modello di Rutherford, il modello viene abbandonato a favore di un modello ehm, più avanzato che invece, come quello di Bohr, ha conseguenze co che sono compatibili col modello medesimo. Quindi diciamo che anche... Eh, Questo approccio è molto più vicino alla fittiva ricerca scientifica, in cui si elaborano modelli prima a livello teorico, quasi filosofico, e poi vengono ehm, costruiti in modo tale da poter avere conseguenze empiriche su cui si esercita eh, il controllo, che è mirato, come abbiamo visto, alla falsificazione. In generale, invece, per avere una mente molto creativa, andare al cinema invece che stare sempre in laboratorio, a farsi vedere molte idee anche tramite la letteratura, la filosofia, la religione, l'arte, eh, da poi mettere alla prova eh, negli laboratori, è molto meglio che stare. Dalla metà della serie in laboratorio a continuamente fare osservazioni su qualcosa senza avere in testa nessuna grande visione interpretativa della realtà. Perciò, dice Popper, la metafisica e la filosofia sono molto valide, non in quanto direttamente. Scienze, ma come laboratori mentali in cui elaborare modelli di universo da mettere alla prova. Naturalmente su 100 modelli di universo che vengono in mente agli scienziati quando fanno filosofia, solamente uno o due sopporterà la prova e so supererà i tentativi di falsificazione, però avere una mente creativa è molto meglio di avere una mente osservativa. Questa è l'idea geniale e eh, decisiva di Popper che poi di fatto viene conservata anche dalla discussione successiva. E vedremo naturalmente che questo approccio che sembra così... Convincente, anche esso alcuni limiti che i successori e i successivi autori evidenzieranno, ma eh, rimane comunque, come vi dicevo all'inizio, un riferimento chiave per la filosofia della scienza del nostro tempo.